L'operazione Nuovo Potere, condotta stamani dai carabinieri di Reggio Calabria, supportati da un velivolo dell'ottavo nucleo elicotteri da unità cinofili del gruppo operativo Calabria di Vibo Valentia, ha portato all'esecuzione di 27 ordinanze di custodia cautelare, di cui 25 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, emesse dal GIP di Reggio Calabria nei confronti di soggetti indagati per associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, traffico di armi e di sostanze stupefacenti. Gli arrestati apparterrebbero alle cosche mafiose Zavattieri e Pangallo Maisano Favasuli, operanti nei territori di Roccaforte del Greco e Roguri, in provincia di Reggio Calabria. In manette anche uno dei criminali che attentarono la vita del 52enne Teodoro Spanò, collegato al clan. Le indagini presero il via nell'aprile 2004 dopo il tentato omicidio di Spanò, che riuscì a mettersi in salvo dai due sicari che lo inseguivano, esplodendo diversi colpi di fucile, grazie ad una pattuglia di carabinieri che braccava i due killer. Le indagini proseguirono e si intensificarono quando a settembre dello stesso anno, a Roccaforte del Greco, venne ucciso Antonino Pangallo, detto Chiumbino, esponente di spicco dell'omonima cosca. Il traffico di sostanze stupefacenti pare si sia esteso anche in Toscana e Piemonte, dove infatti sono state eseguite alcune delle custodie cautelari emesse. Sull'odierna operazione è intervenuto il ministro dell'Interno Roberto Maroni, che ha affermato che questa è la dimostrazione che lo Stato c'è, continuerà ad esserci e non darà tregua alla 'ndrangheta.